della guida Gambero Rosso, venne a conoscenza sempre nel 2011, praticamente dovevo ancora aprire qui. Io ho un altro punto vendita a Bari, che aprì nel 2006. Ricevetti una telefonata della redazione di Gambero Rosso, dove mi fecero i complimenti perché mi avevano segnalato nella loro prima guida della intitolata Pasticceri e Pasticceria, e dicendomi che praticamente avevo raggiunto un buon punteggio tale da essere segnalato per la prima volta su questa guida. E all'epoca, per cui, se parliamo di punteggi, pesi, cominciamo subito con 81 punti, però in quella sede, perché io non mi ero ancora trasferito, diciamo che di lì, di anno in anno, non so, vuoi per l'impegno, vuoi perché insomma abbiamo avuto questo riscontro tra il pubblico e magari anche tra chi gestisce come dire, queste recensioni su Gambero Rosso, abbiamo avuto ogni anno un aumento di punti sino ad arrivare quest'anno a 85 e quindi ad avere l'assegnazione delle due torte, con l'auspicio che negli anni insomma possiamo raggiungere un traguardo magari superiore. Per me l'obiettivo finale sarebbe quello di raggiungere il 38. Diciamo che partendo dalla tradizione, perché sono molto legato alla tradizione e ai prodotti del territorio, ho cercato negli anni di sperimentare comunque una tipologia di pasticceria che a me piace definire moderna. Moderna in che senso? Sempre correlate ai prodotti del territorio, ma con una decorazione diciamo più minimalista, perché è lo stile che io preferisco sicuramente. Fermo restando che comunque l'utilizzo di materie prime del territorio come le mandorle di Toritto del tipo Filippo Cea, piuttosto che altri prodotti tipici come il mosto per quanto riguarda i prodotti natalizi e quant'altro, rimangono comunque un punto fermo della mia produzione. La vera innovazione è stata quella di aver introdotto la lavorazione del cioccolato, che è diventata da subito la mia passione. La lavorazione del cioccolato non solo per quanto riguarda le sculture e strutture di cioccolato, che rimangono comunque le cose che a me piacciono più fare, perché ho proprio una passione per le sculture, tutto ciò che posso creare da un semplice progetto su carta, ma l'idea anche di poter associare al cioccolato anche diversi prodotti come la frutta, o comunque tramite il cioccolato raggiungere dei gusti come per le torte moderne, mousse, semifreddi, bavaresi, dei gusti molto particolari, perché come sappiamo catellate continuiamo a farle come da tanti anni, le facciamo chiaramente a mano, mi avvalgo della collaborazione di tutti i miei diciamo collaboratori, chi si occupa di preparare le sfoglie lunghissime, chiaramente non le facciamo a macchinetta, se vogliamo le facciamo in grande quantità, con una metodologia, voglio dire, abbastanza, una logistica più aggiornata rispetto alle massaie che le fanno in casa magari con batterello, con la macchinetta per fare la pasta. Allora c'è uno che si dedica esclusivamente a stendere sfoglie, due persone che tagliano e tre o quattro addirittura che pizzicano queste rosselline, e poi vengono fritte dopo penso almeno un giorno, poi vengono immesse nel rincotto che continuo a comprare da una signora da 25 anni che lo fa in casa, rincotto di uva, rigorosamente di uva, e sono prodotti, voglio dire, che vengono apprezzati, ma più che altro vengono esportati, se vogliamo, perché chi prepara, chi viene da noi perché deve fare magari un regalo, un presente a un signore che sta a Milano, chiaramente sono i prodotti, non è che esportiamo il nostro panettone a Milano, normalmente sono le cartellate, i calzoncelli, i dolci di mandorla, quelli che fanno parte della tradizione diciamo dolciaria pugliese e che, ripeto, sono sempre presenti a Natale. Lì non c'è decorazione che tenga, quelli vanno, a me piace presentarli proprio come se fossero fatti in casa, quindi sono grezzi, se vogliamo, tra virgolette, ma là non parliamo tanto di estetica ma di bontà. La cosa importante è che devono essere fatti, devono essere freschi, devono essere non mai conservati, preparati il giorno stesso per essere consumati in giornata o al massimo il giorno dopo. Ecco, là il segreto è nella bontà, nella qualità delle mandorle, nella qualità degli ingredienti che lo compongono. Poi un'altra tipologia di prodotti, là non parliamo di estetica, di americanate, è un prodotto che deve essere fatto, cotto e gustato al momento.